Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà, Mamma Santa. Tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. In quella dolcezza dei tuoi occhi mi perdo, no, non entra il mondo. Con tutto il suo inferno si cancella tutto e si spalanca il cielo e sotto il tuo sguardo io trovo un riparo. Occhi di cielo, io mi abbandono nel tuo mistero. Occhi di cielo, tutta la vita sotto il tuo velo. Occhi di cielo, occhi di cielo, occhi di cielo, occhi di cielo. Se dimenticassi la via che porta al cielo, se mi allontanassi sarei prigioniero. Se mi allontanassi dovrei ritornare. Occhi di cielo, io mi abbandono nel tuo mistero. Occhi di cielo, tutta la vita sotto il tuo velo. Occhi di cielo. Che splende un giorno si spegnesse e una notte scura la mia vita fosse, i tuoi occhi di cielo mi illumineranno e passo dopo passo a te mi guideranno. Occhi di cielo, io mi abbandono nel tuo mistero. Occhi di cielo, tutta la vita sotto il tuo velo. Occhi di cielo, occhi di cielo, occhi di cielo. Dal libro primo del libro, dal volume primo del libro di Cielo, capitoli decimo e undicesimo. Finalmente un giorno riprendendomi mi disse: non voglio che ci pensi, sottointeso al tuo passato.
Quando un'anima si è umiliata, convinta di avere fatto male ed ha lavato l'anima sua nel sacramento della confessione ed è pronta a morire anziché offendermi, il continuare a pensare al male commesso è un affronto alla mia misericordia, è un impedimento a stringerlo all'amore mio, perché sempre cerca la sua mente di involgersi nel fango passato. Mi impedisce allora di farle prendere voli verso il cielo, perché sta sempre con quelle idee racchiuse in se stessa, se cerchi di pensarvi. E poi, vedi, io non ricordo più niente, me ne sono perfettamente dimenticato. Ci vedi tu alcunché di rancore o d'ombra da parte mia? E io gli dicevo, no signore, sei tanto buono, ma mi sentivo a spezzare il cuore per tenerezza. Ebbene, vorrei portare tu innanzi queste cose? Ed io, no, non voglio. E lui, bene, pensiamo ad amarci a vicenda e accontentarci. Da allora in poi non ci pensai più tanto. Facevo quanto più potevo per contentarlo e lo pregavo che lui stesso mi insegnasse il modo come dovevo fare per riparare il tempo passato. E lui mi diceva, sono pronto a fare quel che tu vuoi. Vedi, la prima cosa che ti dissi che volevo da te era l'imitazione della mia vita. Dunque, vediamo che cosa ti manca. Signore, gli dicevo, mi manca tutto, non ho niente. Ebbene, mi diceva, non temere, a poco faremo tutto. Conosco io stesso quanto sei debole, ma è da me che devi prendere forza. E soggiungeva, voglio che sii sempre retta nel tuo operare. Con un occhio guarda a me e con l'altro occhio quello che stai facendo. Voglio che le creature ti scompariscano affatto. Se sei comandata, non guardare le persone, no, ma pensare che io stesso voglio che tu faccia quel che ti viene comandato. Quindi con l'occhio fisso in me non giudicherai nessuno. Non guarderai se la cosa è penosa o gustosa, se puoi o non puoi farla. Chiudendo gli occhi a tutto questo li aprirai per guardare me solo. Mi porterai con te insieme, pensando che ti sto fisso guardando. Mi dirai, Signore, solo per te lo faccio. Per te solo voglio operare, non più schiava delle creature. Onde se cammini, se operi, se parli, in qualunque cosa che farai, il tuo solo fine deve essere di piacere a me solo. Oh, quanti difetti eviterai se farai così. Altre volte mi diceva, voglio pure che se le persone ti mortificano, ti ingiuriano, ti contraddicono, tu tenga lo sguardo ancora fisso in me, pensando che di propria mia bocca ti sto dicendo, figlia, sono proprio io che voglio che soffri questo, non le creature. Allontana da loro lo sguardo, ma io e tu sempre solo guarda. Tutte le altre creature distruggile. Vedi? Voglio renderti bella per mezzo di queste sofferenze, ti voglio arricchire di meriti, lavorare l'anima tua, renderti simile a me. Di quelle sofferenze tu me ne farai un presente. Mi ringrazierai affettuosamente, sarai grata a quelle persone che ti danno occasione di soffrire, ricompensandole con qualche beneficio. Così facendo camminerai retta innanzi a me, tutte le cose non ti daranno più inquietudine e godrai sempre pace. La lettura è finita, qualche secondo di silenzio e poi cominciamo il commento. Allora, questo passaggio che abbiamo, questi brani che abbiamo letto sono, come sempre, c'è sempre un inizio retorico di queste meditazioni, perché questi testi, a mio avviso, anche questi preparatori e quale grande funzione hanno la vita nella divina volontà, sono stupendi, è sempre dire poco, stupendi. Allora, Gesù comincia, come abbiamo accennato nell'ultima meditazione di ieri,
dall'ammonire contro un pericolo molto molto grande, che come tutti quanti i vizi, voi sapete che i vizi rappresentano sempre un'alterazione delle virtù, perché filosoficamente, questo sarebbe un concetto molto lungo da spiegare, però spero che vi resti nel cuore, che ci resti nel cuore, il male non è concepibile nemmeno a livello intellettuale se non come privazione di bene. Cioè, vuol dire fare il male, vuol dire prendere il bene e togliergli qualcosa e deturparlo, no? Pensate per esempio, cioè, per farvi capire, no? Un essere umano che sia un mostro, d'accordo, che sia magari poverino deturpato perché gli hanno buttato l'acido in faccia, perché ha fatto un incidente o cose di questo genere, perché è un mostro? È un mostro perché prima è stato essere umano, d'accordo? E prima di essere un mostro era un bel essere umano. Non, un mostro non viene dal nulla, un mostro umano viene da un essere umano bello. Quel male che ha subito è una deturpazione della bellezza intrinseca che aveva, no? Basta, non stiamo facendo una catechesi, questa è una meditazione, no? Allora, qual è qui il male che è uno stravolgimento di una cosa buona? È il pensare ai peccati del passato. Allora, noi sappiamo benissimo che è parte fondamentalissima dell'inizio di qualunque cammino serio verso la santità, fare quella che si chiama, da un punto di vista ascetico, la confessione generale. Cioè, riprendere la propria vita davanti al Signore, con calma, con il supporto di un buon esame di coscienza, con una preparazione anche remota, occorre ascoltare, catechesi, essere formati, comprendere. C'è tutto quanto un processo interiore che si deve attivare per comprendere quanto la nostra vita in passato si sia allontanata da Dio, dal suo amore, dalla sua legge, dai suoi disegni. Questa operazione è un'operazione fondante, costitutiva del benessere dell'anima. Perché fino a quando non si porta il sangue di Gesù su tutto quello che abbiamo fatto, perché sia distrutto dal sangue di Gesù e sia da Lui, come Lui stesso dice, dimenticato, quindi l'anima lavata completamente nel sacramento e l'anima che si è umiliata, convinta di aver fatto male, fare la confessione generale fatta bene, è una grandissima umiliazione. È già un'umiliazione fare l'esame di coscienza privato e renderci conto davanti a noi stessi di quello che abbiamo combinato. Già quello fa accapponare la pelle, è un'opera ascetica ancora più forte ricorrere alla mediazione di un sacerdote, perché per quanto sia un ministro di Cristo è comunque sempre un interlocutore apparentemente umano, no? Cioè, andare a raccontare tutte quante le nostre malefatte, a volte anche molto umilianti o scabrose o cose di questo genere, è un'operazione non indifferente, insomma, no? Vedete come qui Gesù dice: l'umiliazione, la confessione, quindi c'è anche il pentimento, e poi è pronta a morire anziché offendermi. Ti vogliono queste, cioè, col passato i conti vanno chiusi in questo modo, bisogna chiuderli i conti. C'è gente che non ha mai chiuso i conti con il passato, no? Non era esattamente il caso di Luisa. E Gesù spiega, quando ci sono queste tre condizioni, che sono le tre condizioni che si hanno quando si fa bene la confessione generale. Bene, pentimento di tutti quanti i peccati, quindi riconoscere il male come male, dolersene profondissimamente, muoio anziché rifarli, li confesso tutti e bene, e sono pronto a riparare la penitenza sacramentale. Basta. Fatte queste cose, si prende una bella pietra e i peccati vengono seppelliti nel sepolcro di Gesù. Perché come Gesù distrusse la morte con la sua resurrezione, così nel momento in cui il sacerdote alza il braccio e dopo la confessione generale dice: io ti assolvo, nasce una persona nuova. Le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Ecco, allora, dopo aver fatto questo gesto, quella tristezza che viene, avete visto che, oh mamma mia, però Signore, quanto tempo ho perso e quante cose, però comunque le cose che ho fatto, sì, tu mi hai perdonato, però sono troppo grosse, cioè queste non è che ho confessato le bruscolini, cioè sono delle cose gravissime, sono delle cose, dei peccati bruttissimi.
sembrano pensieri santi, d'accordo? Perché dice, ma come io come dire, sto disdegnando, sto disprezzando i miei peccati, mi sto pentendo, sto soffrendo per aver offeso Dio. No, non più, non più. Il ricordo dei peccati passati, come dire, può rimanere semplicemente, avete visto, come una sorta di fotografia, d'accordo? Di qualche cosa che non ci appartiene più, però, avete visto quando vediamo le fotografie di molti anni fa, o di cose che abbiamo vissuto, no? E che ora non ci appartengono più, le vediamo, dici, sì, quello so io, ma io non sono più così. Quindi, certo, potrebbe far bene ogni tanto ricordarsi quello che sono stato, semplicemente per mantenermi umile, come faceva San Filippo Neri, che diceva sempre a Gesù: tienimi sempre la mano sulla testa, se no Filippo si fa turco. Cioè, l'unica cosa buona che può derivare dal ricordo, ripeto, distante, distaccato e non ossessivo del nostro peccato, può essere, e non sempre lo è, perché comunque sarebbe sempre meglio, preferibile dimenticarli e basta. Ecco, quindi dimentico del passato e proteso verso il futuro. Ricordare con calma, se questo lo si fa senza angoscia e agitazione, che se il Signore mi togliesse le mani dalla testa, essendo io un nulla, sarei capace di rifarlo e anche peggio. Questo va bene, per questo torniamo all'umiltà su ciò su cui abbiamo meditato ieri. E basta. Però il continuare a pensare al male commesso in maniera disordinata è un affronto alla divina misericordia. Non solo è un impedimento a stringere, Gesù vuole, ci vuole, capite? La nostra mente non deve occuparsi nel fango, non dobbiamo pensare alle cose brutte, perché comunque ripensare ai peccati del passato è comunque, come dire, occupare la nostra mente nel fango. Ci stiamo involgendo, perché il peccato è sterco, è fango, d'accordo? Piuttosto che stare a pensare. Ma guarda che mi ricordo che ho fatto quando ero giovane, a destra e a sinistra, e fa un bell'atto d'amore a Gesù. Quindi, Gesù, ti amo tantissimo, voglio stare con te. Che cosa vuoi in questo momento che io faccia? Fai altri pensieri, d'accordo? Fammi stare con te, trasformami, voglio vivere nella divina volontà, aiutami a spogliarmi di me stesso, fammi sempre umile, voglia, vabbè, pensieri che possiamo fare, d'accordo? Cioè, il nostro pensiero, ecco un passaggio fondamentale, no? Mi impedisce di farle prendere voli verso il cielo, cioè nella vita di amore con Gesù o con Maria, continuo sempre a ripetere, si vola, cioè ci si innalza da terra, e questo chi lo vive o chi l'ha vissuto lo capisce, e si vola nel cielo, capite? Tra le loro braccia, in intimi colloqui con loro, d'accordo? Si entra nel loro mondo, che è un mondo tutto quanto divino, dove il mondo terreno scompare, sparisce, non c'è più, non ci si deve manco pensare più, non bisogna manco dargli l'importanza di occuparci la nostra mente. Gesù dice: ci penso ancora io? No. Allora ci vuoi pensare tu? Cosa gli dice? Che cosa bellissima. Pensiamo ad amarci a vicenda e accontentarci. Capite quanto è bello questo rapporto di amore con Gesù, che passa, come lui stesso dice, attraverso la mia imitazione. È così l'imitazione di Maria. Per chi predilige la Divina Maria come, ecco, come partner soprannaturale d'amore, ecco, mi si passi questa espressione che Dio mi voglia perdonare, insomma, no? Ma è così, ecco. Allora, qui dobbiamo pensare ad accontentare, ad amare. La vita nella divina volontà, ricordiamo sempre, è vita di amore estremo, assoluto, perché Dio è amore. In paradiso noi non faremo altro che stare completamente immersi nell'amore di Dio, con dei godimenti, con delle estasi che è impossibile rappresentarsi adeguatamente. Nessuno le può capire, d'accordo? Anche quando i mistici vanno in rapimenti e cose di questo genere, ti dicono che sono stati benissimi, sono stati felicissimi, eccetera, eccetera, ma non ti sanno, non ti possono descrivere quello che hanno provato. Per quello che si prova, sapete che l'amore si vive, non si può comunicare. Non si può, lo si sente nel cuore.
lo si vive. Ecco. E non c'è nessuno più degno di amore di Gesù e di Maria, non c'è nessuno più degno di amore, non c'è nessuno che sa amare più di Gesù e di Maria. Per questo che le creature, prosegue Gesù, devono scomparire. Voglio che le creature ti scompariscano affatto. Non è che non ci devi pensare, le devi fare scomparire, sparire completamente. Quindi, quando ci sono evidentemente relazioni e modalità, contatti, colloqui, rapporti con le creature, vanno vissute nella divina volontà. Allora, se io sto facendo qualcosa anche per una creatura, d'accordo? Io devo dire, lo faccio solo per te, non per lei. Per te solo voglio sperare, non sono più schiavo delle parole, non lo faccio per farmi vedere, non lo faccio per essere lodato, non lo faccio per ottenere un ricambio, affetto con affetto, non lo faccio per essere importante, non lo faccio per, non lo so, per assumere, per fare scatti di promozioni, di carriera, non lo faccio. Io faccio, non faccio una cosa solo per amore tuo, solo se so che tu la vuoi. Ma perché se tu non la vuoi, io non amo le persone, non uso carità con le persone, perché così, se sono così buono, loro poi saranno buoni con me, non mi parlano dietro, non mi trattano male, eccetera, eccetera, e mi gratificano. No, no, io uso carità con le persone perché Dio questo vuole, la Madonna questo vuole, Gesù questo vuole, perché Gesù e Maria questo facevano, erano pregni di una dolcezza e di una delicatezza nei confronti di tutti, nessuno escluso, d'accordo? E li trattavano con soprannaturale carità, sempre, dovunque e comunque, ed è per questo che lo faccio. Quindi se poi la persona non lo apprezza e mi tratta male, meglio, d'accordo? Perché questa è la dimostrazione, se io subisco questo senza alterarmi, che veramente lo stavo facendo solo per amore di Gesù e di Maria. Capite? Cioè l'amore di Dio, di cui oggi si parla un po' pochino, come si diceva una volta, come si dice tuttora adesso nell'atto di carità, mio Dio ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Capite? Cioè la creatura non si ama mai per se stessa, mai. Ma nella creatura deve vedere un riflesso sempre del creatore. C'è solo una creatura, solo una, che la si può amare per se stessa, perché in se stessa è un riflesso vivo e operante del creatore. Questa creatura si chiama Maria. L'unica. Il resto no. Tuo padre, tua madre, tuo figlio, tua figlia, chiunque sia, San Francesco, San Pio da Pietrelcina, qualunque santo canonizzato, chi te pare, anche San Giuseppe, non si può. Non si può. Allora, continua. Se cammini, se operi, se parli, in qualunque cosa che farai, il solo tuo fine deve essere di piacere a me solo. Capite? Vedete? Cioè, qui Gesù gli sta facendo la scuola della divina volontà. Capite? Cioè, una persona, come fa una persona, capite, no? Cioè, pensiamo, torniamo indietro, alcuni atti che si fanno nella divina volontà, no? Pensiamo per esempio ai giri, nel fiat creante, a quando praticamente si dice, guarda Gesù, io accolgo il tuo ti amo nel raggio del sole o nelle stelle che vedo stanotte, lo ricambio con tutto il cuore, d'accordo? E ci metto il mio ti amo cosciente, perché tu hai creato quella creatura per me, ma quella c'ha anche un essere in se stesso, d'accordo? In se stessa quella creatura è un tuo ti amo sussistente, però non ti può ringraziare, lo faccio io. Ma poi lo sai che faccio, Gesù? Ci metto il mio ti amo girando nella tua volontà che è eterna e che è immensa, e quindi io posso abbracciare tutte le menti e le volontà di tutti gli esseri creati e dirti grazie per loro, perché non te lo dicono. Ma capite che questo è una... è un traboccare anche, no? Di carità, carità vuol dire amore di Gesù, capite?
E questo Gesù lo vuole, capito? Perché Gesù gode quando si fanno queste cose. Cioè, non soltanto gode nel fatto che noi riconosciamo il suo ti amo, ma che lo ricambiamo. È una storia d'amore, la storia con Gesù. Ma capite? Io sono stato innamorato quando ero giovane, quindi ci capisco un po', d'accordo? È chiaro che l'innamoramento è l'amore umano, ma è un'ombra, che dire un'ombra è quasi un'offesa. Però l'orizzonte, la prospettiva è identica, capite? È identica. Ancora, voglio che se le persone ti mortificano, ti ingiurano, ti contraddicono, tu devi essere convinto che sono io, lo sguardo fisso in me. Tu devi pensare che io con la mia bocca ti sto dicendo, sono io che voglio che soffri questo, non le creature. Allontana da loro lo sguardo, ma io e tu sempre, tutte le altre creature distruggere, sono parole di Gesù. Voglio renderti bella per mezzo di queste sofferenze. Ti voglio arricchire di meriti, lavorare l'anima tua, renderti simile a me, che sono le motivazioni per cui il Signore ci fa soffrire in questo mondo. Dice l'autore della lettera agli Ebrei, è per la vostra correzione che voi soffrite. Noi dobbiamo tenere per certo che tutte le sofferenze, anche minime, che il Signore permette nella nostra vita, così come ogni croce, è per la nostra crescita, è per la nostra santificazione, è per la nostra correzione. Che se il Signore sapesse che potesse raggiungere l'obiettivo del nostro perfezionamento senza quelle cose, ce le risparmierebbe tutte quante. Ma se permette che accadano, è per il nostro bene. Capite che così uno non se la prende mai con le creature. Non si offende mai, anzi, gli dice perché i santi, quando qualcuno li trattava male, gli dicevano: grazie, tu sei il mio migliore amico. Capite? Perché contribuivano alla loro santificazione. Allora, vedete tutta questa, vedete questa altissima, dice, di quelle sofferenze tu me ne farai un presente, capito? Mi farai un regalo, mi farai un regalo perché ti ho dato quelle sofferenze. Mi ringrazierai affettuosamente, ecco, sarai grata a quelle persone che ti danno occasione di soffrire, ricompensandole con qualche beneficio. Così facendo camminerai retta innanzi a me e tutte le cose non ti daranno più inquietudine, godrai sempre pace. Che cos'è che ti fa togliere la pace anche alla minima cosa? Io potrei scriverci un'enciclopedia, questa quanta gente conosco che campa così. La minima mortificazione e la minima parola che ho scorretta, il minimo sgarbo, la minima mancanza di gratificazione, pum, va subito in tilt. Ha perso la pace e sta inquieta. Visione soprannaturale zero, zero, zero. Ha voglia a fare atti attuali, vieni di una volontà zero, non servono a niente quelle cose lì, zero, zero. Ha voglia a dire, va bene, prendiamo il pellegrinaggio della divina volontà, facciamo un giro nella creazione del sole. Se non c... E poi, finito il giro, viene uno e ti dice, tirate in là. Ah! Che è successo? Zero, d'accordo? Zero. Ho fatto l'ora della passione, fatto l'ora della passione. A Gesù Cristo gli hanno sputato in bocca. Sputi fetenti, scrive Luisa. E lui ha continuato a guardarli con amore. Anzi, dice che con quegli occhietti che c'aveva, chiedeva ancora più pene. Tanto è vero che quelli stavano talmente male che dovevano bendarlo per continuare a massacrarlo, perché con quegli occhi lì, da un lato lui che dice: ma questo che è? Che fa? Continua a guardarci così dolcemente, gli abbiamo sputato in bocca. E tu non sei buono a sopportare una minima risposta sgarbata, una minima mancanza d'attenzione. Capite cos'è la volontà umana? E poi pensi che vivi nella divina volontà? Perché ti sei letto quattro scritti di Luisa Piccarreta, o perché fai quattro atti attuali, o perché la mattina fai l'atto preventivo, capite? Non è così, non è così. Ecco perché i grandi esperti, degli scritti di Luisa, raccomandano la lettura attenta e la meditazione, come stiamo facendo, dopo aver fatto un volo di gabbiano, ecco, nel mondo della divina volontà. Occorre adesso, dice, bene, abbiamo visto com'è questo regno meraviglioso, questa casa stupenda, adesso andiamo a vedere come si fa a costruirla, su quali fondamenta poggia soprattutto.
perché le fondamenta sono queste. Senza questo fondamento, dice Gesù, la casa è costruita sulla sabbia ed è solo finzione. È una casa di carta pesta, è finta. Non c'è niente di sodo, non c'è niente, ma proprio niente. E al primo soffio di vento, una casa di tal fatta certamente cadrà. Con la soluzione che ti troverai con un pugno di mosche in mano e con la tua volontà umana rafforzata ulteriormente dall'illusione di essere stata superata, ma che come araba fenice è risorta più viva, più forte e più arrogante di prima. E sarà più difficile, dopo questa amara risurrezione, rimettergli il bavaglio e mettersela sotto i piedi, come dobbiamo. O Divina Maria, quando leggiamo queste cose noi ricordiamo sempre una cosa: tu vivevi così, tu non hai mai guardato niente altro che il tuo Dio e Creatore. Non c'era nella tua mente altro pensiero che quello di amarlo e di farlo felice in tutto. Noi sappiamo che chiunque ti avesse chiesto, potendoti parlare quando eri viva in questo mondo, beato che ha avuto questo privilegio, che cosa stai facendo, Divina Maria? Tu avresti risposto: sto amando il mio Dio, e amando assai, e sto ricevendo il suo amore. Questa sarebbe stata la risposta che tu avresti dato in ogni secondo, in ogni nanosecondo della tua giornata cosciente e in ogni nanosecondo dei tuoi momenti incoscienti, nel momento in cui prendevi un pochino di sonno e di riposo, che a me piace pensare che è simile a quello descritto nel cantico, dei cantici: io dormo, ma il mio cuore veglia. Il tuo cuore non ha mai cessato di palpitare e di battere. Per amore di Dio solo, tu ci ami così tanto, perché ci ami così immensamente, proprio per l'amore infinito che ti lega al tuo Dio e nel quale conosci quanto Lui ama e desidera essere riamato dalle creature. E come il fondamento anche dell'amore fraterno tra noi è sempre da ricercare in Dio. Noi amiamo tutti e non possiamo avere sentimenti di disprezzo per nessuno, semplicemente perché ogni anima è atto di amore e al tempo stesso oggetto di amore infinito da parte di Dio. E questo basta, sia come causa, sia come fine, perché sia da noi ugualmente amata. La Divina Volontà, noi sappiamo che riordina tutto in Dio. E alla luce di queste splendide meditazioni, sicuramente, vediamo ed entriamo in tanti disordini che ci sono nella nostra anima. Non certo per angustiarci, o per disperarci, o per deprimerci, o per scoraggiarci,
ma per prendere coscienza e, con l'aiuto della grazia che mai manca, iniziare seriamente a lavorarci se davvero vogliamo entrare in questo mondo divino della divina volontà. Ecco, che passa attraverso questa grande ascesi di distacco profondo da tutte le creature, per iniziare a vivere veramente, profondamente, questo rapporto unico di amore con il Creatore e con te, fusa con la divina volontà, che di lui sei l'unico, terzo, limpido, virginale e virginizzante e santificante riflesso. Una grande santa ha scritto, non mi ricordo in questo momento il nome, forse era Sor Consolata Betrone, che egli vuole solo una cosa, che viviamo solo di lui e per lui. Le anime mariane possono traslare questa frase dicendo: vuole che viviamo di lei e per lei. Questa frase è bene che ci occupi il cuore durante questa giornata, per mantenere nel nostro cuore i frutti di questa meditazione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat, Ave Maria.